Buongiorno ragazzi e benvenuti. Questa è una lettura per i single del segno dell'Ariete dal 15 al 31 di ottobre. È una lettura generica, quindi potrebbe non risuonare con tutti, ma in questo caso guardate le letture del vostro ascendente o della vostra luna. Se volete invece una lettura privata oppure una sessione di life coaching, inviatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Vediamo un po' come l'energia della persona che è interessata a voi o magari alla quale voi siete interessati o che potrebbe comunque avvicinarsi a voi in questo periodo, in queste 2 settimane di ottobre. Dunque, l'energia generale di questa persona è quella del 4 di coppe, quindi si tratta di qualcuno che si sente pronto ad offrire qualcosa, che si sente pronto a farsi avanti, anche se in realtà il 4 di coppe non è che sia tutta questa grande proposta. È un primo passo, è un qualcosa di piccolo e per molti di voi purtroppo sarà anche qualcosa di insoddisfacente perché il 4 di coppe è veramente qualcosa che non basta. E si vede chiaramente anche guardando l'immagine della carta. Cioè, questa è la vostra faccia, ragazzi, vi offrono la coppa, ma se vi offrono questa coppa non sarete esattamente felicissimi. Avrete l'espressione di questa tizia. Dunque, sempre se questa persona riuscirà a farsi avanti, vediamo un po' in generale quali sono le caratteristiche con cui lo farà a livello energetico. Cosa teme? Teme la carta del diavolo rovesciata. Che energia strana. Questo tizio o questa tizia ha un'energia un po' strana perché il diavolo rovesciato fra le paure significa che ha paura di non avere un ascendente molto forte su di voi, ha paura che voi non abbiate bisogno di lui o di lei, ha paura, secondo me è una persona che ha paura di che voi siate troppo indipendenti, troppo autosufficienti, che voi non abbiate bisogno di lui o di lei come di nessuno. Non è che sia proprio il massimo come energia, nel senso che di solito, quando si trova questa configurazione, è perché si tratta di qualcuno un po' immaturo. Qualcuno un po' immaturo, anche se sul cosa fa, fa il re di coppe. Quindi in realtà quello che manifesta fuori è esattamente l'opposto. Perché esteriormente si tratta di qualcuno che cerca di manifestare i suoi sentimenti in una maniera apparentemente molto equilibrata, molto saggia, molto matura. Ma in realtà l'impressione che ho io è che non sia poi così tanto maturo, che sia tutta una questione di facciata. Cosa spera questa persona? 10 di bastoni. Beh, magari si tratta di una situazione che va avanti già da un po' e quindi ecco, questa persona ha già attraversato le varie fasi di questo approccio o comunque le varie fasi della conoscenza e adesso è arrivata alla fine del percorso e vorrebbe concludere il suo percorso con voi. 10 di bastoni indica anche energia sessuale, quindi ecco magari desiderio di raggiungere quel tipo di tappa e di obiettivo. Cosa nasconde? Il Papa rovesciato. Anche questa carta mi fa pensare un po' a qualcuno non troppo immaturo, o comunque magari a qualcuno molto orgoglioso. Qualcuno a cui non piace chiedere aiuto in generale, qualcuno che si sforza sempre magari di cavarsela da solo, che non ha bisogno, che non cerca l'approvazione degli altri, però si tratta anche di qualcuno che potrebbe per esempio sentirsi un po' sottovalutato, che ha paura di non essere riconosciuto per quello che è. Qualcuno che desidera fare le cose a modo suo e che non segue esattamente le regole classiche e tradizionali delle relazioni, quindi ecco, potete anche aspettarvi qualcuno che non vede la relazione in una maniera tradizionale. Ma vediamo gli angeli cosa vi dicono? Guerra, ui, lascia che pietà e desiderio di pace ti guidino nella lotta. Ma, cioè, ci avete già litigato con questo tizio o con questa tizia? Non lo so, non è proprio. Allora, da un lato positivo perché comunque si tratta di qualcuno pronto a farsi avanti, dall'altro lato le intenzioni di questa persona non mi sembrano proprio il top, perché se è qualcuno che spera che voi siate, tra virgolette, dipendenti da lui o dalla relazione, ecco, non è esattamente il massimo. Ad ogni modo, se volete saperne di più e volete una lettura privata, inviatemi un'email, stessa cosa per una sessione di coaching, altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.